tipo Pino di Pinocchio, che sentiva tanto solo. E un giorno vide il problema, il signor Cinque, che poteva buttare un sacco di cestino nel computer. Geppetto lo osservò. In inglese, se poteva avere lui, non poteva permettersi di crearlo perché servivano risorse e a causa che non poteva avere. Cinese allora accorse di e Geppetto utilizzò il software per inserirci foto di bambini provenienti da tutto il mondo, nella speranza, un giorno, di poterne adottare uno di lui. Ma di notte, il vecchio dottore, che era rimasto acceso sotto la materia creata da Geppetto, ricevette una fortissima scarica elettrica che lo trasformò e diventò un bellissimo modello di X-500, non ancora in servizio. Così Geppetto iniziò a modificare e ad assemblare tutti gli elettrodomestici per la sua casa, così che nel giro di qualche ora, al centro della stanza, comparve un robot di 1,30 m. La scarica elettrica lo aveva reso vivace, incurante delle regole, estremamente ingenuo e totalmente inconsapevole di come andasse la vita. Geppetto, notando loro, si chiese chi lo avesse portato in casa, ma non fece in tempo ad afferrarlo per portarlo alla loro con sé, che loro gli parlò con tono affettuoso: sono tuo figlio, papà, Pinocchio. Pinocchio possedeva un traduttore universale di lingue, oltre al computer, nella sua personale pagina Facebook con cui poteva comunicare con chiunque, e non doveva sapere parlare. Ma purtroppo possedeva un memoria molto piccola e ogni volta che diceva una bugia, la memoria gli si riempiva. Il giorno dopo, Geppetto doveva descrivere la volontà di un bambino, ma non scappò, perché preferiva andare a quella di Romano. Ma purtroppo, per potersi scrivere, avrebbe dovuto trasformarsi in un ragazzo. Allora, nel suo cerebro, a un certo punto, incontrò il gatto della notte, che guardandolo, pensavano subito di dover andare a poco. Il direttore informatico di una grossa azienda che da tempo cercava un altro mezzo innovativo. E quando il gatto della notte gli disse di questo robot, lui pensò subito di farlo solo. In questo istante, allora, investire proprio a ignorare il filo telematico, la sua coscienza, e ad andare con loro. Così lo tagliano da tanto e non già proprio le richiuse. Si servì allora della sua pagina Facebook per cercare suggerimenti su come scappare, e si imbattò nel gatto degli stivali, che chattava con la pagina dei denti, cercando una soluzione al suo problema di cane. Il gatto gli disse che bastava un semplice ago per poter neutralizzare le difese di mangiapoco. E il gatto questo lo sapeva bene, perché anche lui in passato era stato catturato da mangiapoco. Così Pinocchio seguì le istruzioni e riuscì a fuggire. Decise di tornare a casa e durante il tragitto vide la bella di Pinocchio. Ma non si fermava a proseguire oltre perché richiedeva apparecchi elettronici poco sofisticati per il suo livello di conoscenza. E una volta arrivato a casa, andò subito in cerca del padre. Ma al villaggio tutti dicevano che era stato investito dalla bambina, proprio mentre cercava Pinocchio. Allora lui, con qualche bugia innocente, riuscì a noleggiare una banca che trasformò in un sottomarino. Ma non appena fu arrivato al largo, venne immediatamente impiegato anche lui dalla marina. Lì dentro incontrò Geppetto, tutto l'ambiente, che però appena venite tornò subito felice. Pinocchio disse qualche bugia innocente anche a lui su dove era andato e su come riuscito a entrare nella marina. E insieme escogitarono un modo per fuggire. Pinocchio utilizzò vecchi scatti di navi trovati nella pancia del mostro e creò un battello a vapore che fece stabilire una balena così forte da far saltare Geppetto e Pinocchio sulla terra ferma. Ma purtroppo, con questo sforzo finale, la balena di Pinocchio fu stravolta dai navi e gli svenne. E Geppetto, preoccupatissimo, lo portò di corsa al villaggio. Riuscì a salvarlo dopo l'ultimo momento con la balena elettrica. E non appena lo trovò,
ricevuto un modello di carica che lo trasforma in un ragazzo. In questo modo riuscì a coronare il suo sogno e si iscrisse alla facoltà di online, perché oramai era grande e stanco della tecnologia, aveva voglia di tornare alle origini del padre. La vita di Mangiapoco fallì e Geppetto acquistò la vita che Pinocchio fece fruttare con le competenze acquisite all'università. Guadagnarono molti soldi e vissero per sempre felici e contenti.